Centro ufficio, Viale Teseo Tesei a Portoferraio. La nostra presenza qui è proprio per questo, per spiegare alla gente che il nostro gruppo Scoglionati Viola è un gruppo che è nato nel 2011, il 20 luglio del 2011, e non ha niente a che vedere con quello che è nato ora, che è un altro movimento con altri scopi, altre idee, insomma. Io avrei un comunicato, se posso leggerlo, così almeno possiamo riuscire a spiegarci un attimino meglio. Ed è questo qui. È di questi giorni la notizia della nascita di un movimento costituitosi sulla scia del gruppo Facebook. È nato infatti dall'incontro di alcuni ragazzi portoferraiesi, animati dall'amore per la propria terra, che, osservando la condizione di degrado in cui il paese dove sono nati e cresciuti si trova ormai da molto tempo, hanno deciso di riunirsi e collaborare allo scopo di veder rifiorire la propria città. A tale movimento è stato attribuito il nome di Scoglionati Portoferraio. Ad oggi il gruppo non si presenta come lista civica, ma tuttavia non si preclude nulla. Il Viola Club Scoglionati Viola, nato il 20 luglio del 2011, tiene a precisare che, seppur il nuovo movimento possa avere delle iniziative lodevoli e meritevoli di plauso, non ha niente a che vedere con il gruppo appena sorto. La nostra, infatti, è un'associazione di promozione sociale, senza personalità giuridica, nata con lo scopo primario di riunire tutti i simpatizzanti di Fede Viola, tifosi della Fiorentina, al fine di condividere insieme la fede sportiva che li accomuna. Lavoriamo anche nel sociale, organizzando cene, pizzate, pullman per seguire la squadra. Siamo ospiti qui a Teleelba, che gentilmente ci ha concesso un angolo in coda al TG del venerdì, dove diamo notizie del club e delle iniziative assunte e da assumere. Come associazione di promozione sociale, il club ha deciso di accomunarsi agli altri Viola Club d'Italia, che in caso di calamità naturali hanno dato il proprio contributo ed aiuto, mettendo a disposizione la propria volontà e i propri, seppur limitati, mezzi. Casi recenti sono stati il terremoto in Emilia-Romagna e l'alluvione in Sardegna, dove Viola Club Modena e Viola Club Sardegna hanno dato il proprio contributo. Il nostro Viola Club ha deciso di fare altrettanto e ha scelto tra i membri del consiglio direttivo un esponente responsabile dell'organizzazione. Per dimostrare la nostra completa estraneità al gruppo, leggo testualmente l'articolo 2 del nostro statuto. Il club non persegue scopi politici, religiosi e di lucro ed ha carattere assolutamente culturale, sociale e sportivo. Scopo del Viola Club è quello di sostenere sempre la ACF Fiorentina per una durata illimitata. Il Viola Club Scoglionati Viola, augurando le migliori fortune al neonato gruppo appena sorto, ritiene che l'avergli attribuito il nome del nostro Viola Club, Scoglionati appunto, possa solo creare confusione tra la gente. Noi abbiamo avuto la fantasia e l'intuizione che tale nome potesse far presa tra gli sportivi Viola, e così è stato, visto che il club ha raggiunto 389 soci. Penso che altri appellativi idonei potessero e potranno essere adottati, e magari più accattivanti e maliziosi del nostro. Il bisogno di questa rettifica, perché in questi giorni siete comunque stati anche contattati da non da sportivi, ma per il movimento politico. Infatti, diciamo che la nostra venuta oggi è proprio per questo motivo. Nel comunicato si capisce bene, siamo stati contattati anche dai nostri soci, che ci stanno chiedendo se siamo in qualche modo entrati in politica, ciò che naturalmente l'articolo dello statuto ci vieta, e anche noi come tifosi Viola non vogliamo nel nostro club, la politica nel nostro club deve stare fuori. Sì, volevo solamente aggiungere che spero che non succeda nulla di particolare, però se chiaramente il nostro Viola Club Scoglionati Viola dovesse avere delle ripercussioni negative in qualsiasi senso, bisognerà allora scegliere altre strade, insomma.